Siano lodati Gesù e Maria. Li lodiamo sempre insieme, Gesù e Maria, perché la divina volontà li ha voluti insieme fin dall'eternità. Oggi, fratelli, celebriamo questa stupenda festa, memoria liturgica della Beata Vergine Maria. Il Papa Pio XII, dopo aver proclamato il dogma dell'Assunzione della Vergine al Cielo, nel 1955 istituì anche l'odierna festa, nel 31 di maggio. La riforma liturgica l'ha portata ad oggi per sottolineare questo prolungamento della festa dell'Assunzione in 8 giorni. Oggi è l'8ª della festa della Madonna Assunta in Cielo. E abbiamo ascoltato quello che costituisce la prima pietra fondante, da un punto di vista biblico, di questa verità che è la gloria di Maria, il suo essere costituita a capo, sovrana, regina del cielo e della terra. Una verità meditata, amata, riconosciuta dal popolo di Dio già da molti secoli, perché appartiene alla meditazione del Santo Rosario, ma che oggi la Chiesa, facendocela pregare all'interno della liturgia, la offre al popolo di Dio come una verità certamente da accogliere. Ecco, il fondamento biblico è appunto l'Annunciazione. Abbiamo ascoltato il brano dell'Annunciazione, in cui l'Arcangelo Gabriele, presentando il progetto di Dio su Maria e su tutta l'umanità, presenta il figlio della Vergine, Gesù, come colui che sarà grande, come colui che siederà sul trono di Davide e che regnerà per sempre, e cioè che nessuno potrà mai spodestare. E il suo regno, il regno di questo figlio glorioso, non avrà fine. Quindi è un regno eterno. Ebbene, carissimi, il Signore, nel momento in cui nasce da Maria come re, costituisce Maria come regina, perché così come lui nasce da Maria come suo figlio e costituisce lei sua madre, così lo è anche circa la regalità. E quindi se il Signore Gesù è il re dell'universo, Maria è la regina dell'universo, poiché è la madre del re. Ora, non stiamo parlando di titoli onorifici, perché quando Dio dice qualcosa, compie quello che dice. Gli uomini si riempiono la bocca, si riempiono il petto e i portafogli di onori, di medaglie e di attestati. Ma per Dio questo non vale niente, le carte umane non servono a niente. Dio, quando dice una cosa, quella è, non quella appare, quella è. E quindi se la Madonna è madre del re e quindi è regina, la Madonna è veramente al di sopra di tutte le cose e tutto è a lui sottomesso e niente avviene senza passare da Maria. Niente gli angeli e i santi in paradiso possono compiere se non c'è il benestare della regina, di Maria. E io non lo nascondo, mi fa impressione nel momento in cui penso alle parole del Vangelo, in cui si dice che Gesù fanciullo stava loro sottomesso. Allora a chi? Alla Madonna, a San Giuseppe, il suo padre putativo. Ma voi ci pensate? Dio che sta sottomesso ad una creatura umana. Veramente è da strapparsi il cuore dalla commozione di fronte certamente all'infinita umiltà di Dio, che non solo si è fatto bambino, non solo si è lasciato umiliare, non solo continua a essere vivo palpitante all'interno di un pezzo di pane ancora oggi, ma si sottomette ad una donna. Ecco la regina. E quindi se l'Arcangelo Gabriele dice a Maria che nulla è impossibile a Dio, perché Dio è sovrano di tutte le cose,
Ecco, per analogia, noi oggi dovremmo dire che nulla è impossibile a Maria, perché se nulla è impossibile a Dio per natura, perché è Dio, nulla è impossibile a Maria per grazia, perché Dio ha affidato tutto a Maria, in quanto regina, tieni, fai quello che vuoi, opera, agisci, ti affido tutti i miei figli, ti affido tutto l'universo, è tutto tuo. Ed è tutto tuo perché io ti ho fatto il dono di tutto, di tutto ciò che regge ogni cosa, tutto ciò che contiene ogni cosa, che è la mia stessa volontà, te la faccio dono, o Maria. Ecco la prima creatura unita alla divina volontà, che ha avuto la divina volontà come dono, una creatura che certamente però è unica in quanto non ha conosciuto ombra di peccato e di peccato originale. E la nostra piccola grande Luisa invece è la secondogenita della divina volontà, perché è figlia nata nel peccato originale. Ecco, fratelli, però permettetemi di sottolineare adesso anche l'atteggiamento e la risposta della Madonna di fronte al suo essere costituita madre regina. Ecco, vedete, quando noi riceviamo una notizia strepitosa che ci interessa, che ci riguarda, a volte non ce ne accorgiamo, ma ci rivestiamo di falsa umiltà. La falsa umiltà assume le spoglie di colui che disprezza quello che gli viene detto, disprezza il dono, ma in realtà dentro di sé se ne vanta, si gonfia di quello che gli viene detto, o addirittura disprezza se stesso. No, io, ma che stai scherzando? Ma io non valgo niente, ma non lo dire nemmeno per scherzo. Ma perché dici queste sciocchezze? No, eccetera, mi fai peccare, mi fai qua. No, hai già peccato, insomma, no? La Madonna non fa così, non finge di essere umile. La Madonna è umile, è veramente umile. Per cui dinanzi al progetto di Dio, lei rimane in estasi, in contemplazione. Non comprende perché qualche cosa che è più grande di lei, e chiede spiegazioni per capire, per poter poi amare quello che gli viene detto. E la Madonna non disprezza nemmeno se stessa, perché la Madonna è quello che Dio ha stabilito che è, e quindi la Madonna rispetta il progetto di Dio sulla sua vita e rispetta la sua persona. Si presenta semplicemente nella verità del suo essere, perché la Madonna sa che è niente e che Dio è tutto. E allora cosa dice all'angelo? Ecco, la serva del Signore. Certamente la dignità della Madonna supera la dignità di tutte le creature messe insieme, ma la Madonna si sente veramente la serva del Signore, la schiava del Signore, e dice quello che è. L'umiltà è dire la verità. Questa è l'umiltà, dire la verità. E però la persona umile deve conoscere qual è la verità e riconoscerla poi davanti a tutti. Ecco la Madonna allora che si veste di umiltà, che si veste della sua reale percezione di se stessa. Ecco la serva del Signore. E dopo abbandona la sua volontà nella volontà di Dio. Si fa la volontà di Dio, si fa la tua parola, si compie il volere di Dio. Fiat, il Fiat di Maria che genera Gesù nel suo grembo. Allora, fratelli, io voglio ricordare a me e a tutti quanti voi che di questa dignità regale siamo tutti quanti rivestiti per il battesimo. Non ce lo dobbiamo dimenticare. Beh, già ieri, se ricordate il Vangelo, non abbiamo avuto modo di commentarlo, però sul finire, quando i discepoli, sul tema della ricchezza e della povertà, dicono: Signore, ma noi abbiamo lasciato tutto, siamo diventati poveri per te, case, campi, mogli, tutto abbiamo lasciato per te. Il Signore che cosa dice? Dice: voi siederete su dei troni a giudicare, eccetera. Siederete dei troni, cioè sarete anche voi re. Quando si dice noi parteciperemo della gloria di Dio in paradiso, la gloria di Dio è una gloria regale, è una sovranità. Quindi noi siamo re già dal giorno del nostro battesimo e saremo re per l'eternità in cielo. Ma questa regalità nella nostra vita deve esplicitarsi in una profonda umiltà, fratelli carissimi, perché come Gesù e Maria sono umili, così anche noi siamo chiamati ad esserlo, perché non possiamo noi essere dei re secondo la mentalità di questo mondo.
cioè di coloro che si sentono migliori degli altri, superiori agli altri, che spadroneggiano. Non dimentichiamo quello che la Madonna dice nel Magnificat: il Signore dai troni ha fatto cadere tutti i superbi, tutti i potenti, tutti gli arroganti. E chi è che innalza, chi è che costituisce re? Gli umili. Ecco, fratelli, se è vero che la misura della santità è l'umiltà, allora oggi dobbiamo misurare un pochettino la nostra santità, alla luce però di questa gloriosissima e stupendissima creatura che è nostra Madre Regina, la Vergine Maria. Siano lodati Gesù e Maria.